Amici e amiche, e eccezionalmente stasera anche amatori della pallina vulcanizzata, il più cordiale buonasera, ben collegati in diretta con il Paladino di Valdagno, la giornata la numero 19 del campionato di A1 di hockey pista, stagione 2021-2022, la Y Sport Hockey Club Valdagno a testa alta stasera sul parquet di casa, affronta la seconda della classe, l'amatori Vasca e Lodi di mister Pierluigi, per noi è Gigio Bresciani. Dirigono i signori Franco Ferrari di Viareggio e Giorgio Fontana di Milano, con ausiliario il signor Vischio. La diretta web è curata dalla Esterna 2 di studio7hd.com, le riprese di Roberto Baucher, regia di Marco Zene, il supporto di Luca Urbano, la voce in cronaca e quella di Domenico Tomba. È un Lodi che schiera la coppia catalana Jordi Mendez e Rick Torner, i due attaccanti più prolifici del campionato italiano con 36 e 24 reti ciascuno. Qua ragazzi parliamo 60 gol in due per gli attaccanti a disposizione di Gigio Bresciani, arriva da una serie di 3 vittorie consecutive e si trova di fronte sulla pista del Palalido un Y Sport Hockey Valdagno che è fresco del pareggio 3-3 in casa del Trissino, unica formazione finora ad essere riuscita nell'impresa di rallentare, non fermare la corsa trissinese. La squadra di Diego Mir capirà stasera cosa può sperare di ambire come posizione in classifica, sfruttando quelle caratteristiche che dopo il disastroso inizio, ve lo ricordiamo, 7 sconfitte in 10 gare, stanno ora dando i risultati che la esigente tifoseria bianco-blu si aspetta. Prevedo molto lavoro per entrambi gli estremi difensori, Valentin Grimalt e Bruno Sgaria. Andiamo a vedere subito le formazioni in campo, amatori Vasca e Lodi con, lo dicevamo, il capitano Valentin Grimalt, l'argentino in porta, poi Pippo Schiavo, l'11 è Romeo Danna, il 17 Nicolas Barbieri, il 18 Riccardo Cervi, il 21 Alberto Greco, il 63 Morgan Antonioni, il 66 è Jordi Mendez, il 99 il vice capitano, l'ex di turno, Rick Torner, il 49 il secondo portiere Riccardo Porchera, l'allenatore Gigio Bresciani. Gli risponde Valdagno dall'altra parte con Bruno Sgaria, Spider Boy tra i pali, con il numero 10, il numero 2 Davide Motarani, il 7 Tonci De Oro, l'8 Davide Piroli, il 9 Gio Clodelli, il 21 Marti Ciocale, il 29 Mattia Cocco, il 79 Marco Speedy Gonzales, l'88 il KTM valdagnese Manuel Mir, l'altro portiere Filippo Fongaro, l'allenatore il signor Diego Mir. Tutto pronto e squadre già in campo, partita che è già iniziata e ci siamo agli ordini di Ferrari e Fontana. Andiamo a vedere come partono le due formazioni, mi sembra di... Allora vediamo un po', Valentin Grimalt tra i pali per Lodi, Rick Torner con Jordi Mendez, poi Romeo Danna e Alberto Greco, subito l'opportunità per Greco, alla meglio su di lui Marti Ciocale, vediamo Valdagno con appunto Ciocale, Tonci De Oro, il numero 2 Davide Motaranna e il 79 è Gonzales. C'è intanto il primo fallo di squadra fischiato a Valdagno, in porta naturalmente Brunone Sgaria. Partita appena iniziata, primi 45 secondi. Formazioni che dicevamo arrivano da, specialmente Lodi, da un triplo successo consecutivo. Intanto ci prova Greco ad accentrarsi. Torner, autore diciamo, di 24 reti finora per lui in questa stagione. È un Lodi che per ora occupa il secondo posto in classifica, con però una partita in meno rispetto al suo diretto avversario Albassano. Attenzione, il tentativo, doppio tentativo di Motaran, la doppia risposta di Grimalt. Siamo già dall'altra parte, Danna per Mendez, per il Jordi di turno. Poi ancora Greco, Mendez, prova a andare lui. C'è il fallo di squadra fischiato proprio al numero 66. 1-2 la situazione, falli, 1 Valdagno, 2 Lodi. 0-0 naturalmente, la partita appena iniziata qui al Palalido di Valdagno. Diciamo una partita che dovrà far capire a Valdagno a cosa può aspirare. Sono tutte in campo in trasferta, tra l'altro come statistica. Le prime 5 formazioni del
massimo campionato di A1. Marticcio Cale intanto, Fabrizio Cale prova lui, dopo deve tornare sui suoi passi, si accentra, ci può provare il Toncito, non trova lo specchio della porta, buona l'idea qui per la formazione di Diego Mir. Una formazione di Diego Mir che ultimamente ha avuto diversi citati in quelli che sono i top 5. Riparte il Ciocale, prova a fare tutto lui, in mezzo a due, ha cercato il numero Ciocale, non gli è riuscita la conclusione finale. Poi la rete di protezione salva l'equipaggio della Croce Rossa dalla pallina di Greco. Palla che torna nelle stecche del Valdagno, palla che poi era uscita. Tonci De Ora prova ad andare lungo la balaustra. Eccolo lì. La mette lì, buona l'idea. C'è Romeo Danna su Ciocale. Trattenuto alla balaustra, c'è il fallo di squadra fischiato da Ferrari. Andiamo bene, ne ha ancora 3 minuti, già 4 falli di squadra. Vedremo un po'. Diciamo due formazioni che stasera devono per forza disputare una specie di prova di maturità, non tanto per il Lodi quanto per Valdagno. È un momento estremamente importante per la formazione di Mir, perché è lì a ridosso di quelli che sono le posizioni che danno l'accesso ai playoff e alla fase finale di Coppa Italia. Gran pallina dentro di Rick Turner. Se ci prova Mendez, prova ad accelerare, incrocia il passo il catalano, lo scambio va giù Greco, prova ad accentrarsi, lo ferma ancora Ciocale. Un'altra delle cose che poi andremo a sottolineare è la presenza stasera anche della tifoseria ospite e una curva nord e una tribuna del Palalido degna delle dei migliori momenti. Qui da gol, attenzione, c'è il gol, Davide Motaran la piazza lui, gliela tocca piano, pallina bassa, rasoiata micidiale qui del Valdagnese, miglior realizzatore quest'anno per la formazione di Diego Mir. 13° gol in stagione per Davide Motaran, dunque la sblocca Valdagno all'inizio di questo primo tempo. I gol di Davide Motaran che trova una Grimalta probabilmente coperto, pallina che è anche rimbalzata lì da qualche parte, l'altra palla bassa, Bruno Sgaria, ancora una volta c'è Mar Gonzales che lotta contro due, ma grande idea di Gonzales sotto gamba, riesce a servire Ciocale. È un Valdagno a testa alta, come dicevamo, la formazione di Diego Mir deve giocare senza timori reverenziali. È riuscito anche a trovare il gol. Attenzione, ancora Ciocale, il Fabri. Poi non riesce lì l'idea. Il fallo di squadra fischiato da Ferrari. Torner, la bomba, trova appostato lì Spider Boy, Motaran, la finta. C'è Greco che ritorna su di lui, riesce a scaricare ancora giù per Ciocale. Attenzione qui, Ferrari che deve evitare la pallina. Ancora Greco. Se stanno andando i primi 5 minuti di questo primo tempo, Valdagno avanti 1-0 grazie al gol di Motaran, ma qui ragazzi i ritmi e la velocità sono veramente da cardiopalma. Attenzione, ancora Tonci De Oro, si gira e si volta il Tonci, qui va ancora a cercare Ciocale, l'argentino, prima stagione per lui qui a Valdagno assieme allo spagnolo Mar Gonzales. Palla buona l'idea di Motaran dentro per Gonzales, che però non riesce a liberarsi. Attenzione a Mendez, Mendez fa tutto lui, poi la mette lì, serve una pallina d'oro a Greco che per buona sorte valdagnese non trova l'aggancio, lì era battuto Bruno Sgaria. E Lodi che preme adesso naturalmente alla ricerca del gol del pareggio. Ritmi già buoni, non è certo una partita
dove si risparmiano le due formazioni. Motaran per andare in mezzo a due. Romeo Danna fa ripartire Mendez. Mendez, buona l'idea, ancora Mendez. L'errore poi di Greco favorisce la ripartenza della formazione di casa. Tonci De Oro va a cercare fortuna qui dalle parti della sua metà campo. Ancora il Fabri. Valentin Grimalt. A stecca lunga, la bomba di buonissimo servizio. Doppia paratona, Grimalt, miracolo qui su Cioccale da due passi. Guadagno ancora vicino al gol. Adesso va giù Mendez. Si lamenta con Ferrari. Time out per noi, primo time out, prendiamo fiato. 19 minuti da giocare, se ne sono andati primi 6. Valdagno 1, Lodi 0. Ne approfittiamo per un paio di saluti a chi ci segue in diretta streaming. Uno in particolare è costretto a seguirci in diretta streaming perché il Covid l'ha stoppato a casa, altrimenti sarebbe scatenato lì sulla balaustra della curva nord. Ciao a Diego Caneva, l'ex commentatore della formazione di casa e uno dei top runner qui della vallata. Un altro gruppo invece di persone che ci segue da Egna, che probabilmente avrebbe più a che vedere con l'hockey ghiaccio, ma che segue l'hockey pista valdagnese. In campo intanto squadre che rientrano con un cambio, c'è Davide Piroli dentro al posto di Motaran. Gioca un po' più leggero adesso Mir, perché toglie chili e centimetri dalla difesa, fa rifiatare l'autore della prima rete, prima e unica rete valdagnese, che per ora decide temporaneamente naturalmente l'incontro. Davide Piroli, c'è Danna su di lui, riconquista palla Lodi. Romeo Danna, lo scambio Torner, Greco, ancora Mendez. Jordi Mendez quando parte qui accelera, si può inventare di tutto. Attenzione, intanto il Fabri prova l'assist, ma qui attenzione il contropiede, due contro nessuno. Danna, incredibile, mamma mia, Mendez cosa gli stoppa lì Bruno Sgaria. Gol praticamente fatto, due contro nessuno, occasionissima Lodi. La mettiamo a Taccuino. Dopo 7 minuti l'opportunità, due contro nessuno per un mezzo errore difensivo qui valdagnese. Uno Sgaria subito sull'intervento fa ripartire il contropiede. Piroli. Piroli lo scarico tranquillo su Cioccale. Cioccale, Gonzales, Piroli e il Tonci. Per il Valdagno, Danna, Greco, Mendez e Torner per Lodi. Sono due bei quartetti qui adesso in pista. Lo spettacolo infatti non manca. Piroli che prova retroporta, si gira il cambio con Manu Mir. Ne è entrato, c'è il fallo di squadra intanto. Fischiato a Valdagno, terzo fallo per la formazione di casa. Rimane a terra Eric Torner. E allora ne salutiamo anche un altro che ci sta seguendo in diretta, un salutone per Carlitos Nicolia, ciao Carlos, con tutto il cuore, e penso non solo mio ma anche da parte qua di questa grande curva nord che ti ha tanto applaudito su questa pista. Il mitico numero 5, maglia ritirata dalla formazione valdagnese per Carlos Nicolia. Attenzione intanto Mendez, la mette lì per Romeo Danne, però non riesce a girarsi perché c'è Gonzales in modalità difensiva. Qui mischia furibonda. Quasi siamo già, mancano 17 minuti alla fine del primo, sembra che mancano 5 alla fine del secondo. Schemi che ogni tanto saltano anche, come abbiamo visto qualche istante fa. Ancora Lodi intanto con Greco. Scarica per Torner,
Che prova a cercare fortuna lì Valdagno, che va un po' a pressare adesso sul portatore di palla Lombardo. Tanto Mendes ne fa fuori due, prova ad andare contro Bruno Sgarria, che sigilla il suo palo. La finta è sotto gamba, numero qui ancora di Torner, pallina dentro, Piroli che può ripartire sull'assist di Sgarria. Adesso deve cercare di non farsi schiacciare troppo la formazione di casa. C'è Danna su Piroli, attenzione lì, Danna per poco combina un pasticcio. Torner ancora lui, scarico per Greg che può caricare la bordata, ma gli legge il tiro, gli legge il tiro Bruno Sgarria, e la palla torna nelle stecche valdagnesi. Primi 9 minuti, Valdagno avanti 1-0 grazie al gol di Motaran sul tiro dalla metà campo. Ha trovato l'angolo lì dalle parti di Grimalt. Intanto anche il capitano, mio capitano, il numero 29, Mattia Cocco dentro. Gigio Bresciani che osserva il movimento dei suoi, mani dietro la schiena. Poi pallina che resta lì, prova a rilanciare, la rilancia bene Grimalt. E sono capaci tutti e due qui di vedere il proprio giocatore andare a imbeccarlo in ripartenza. Greco per Barbieri, ne è entrato anche lui, adesso anche Bresciani fa girare i suoi. Tanto Greco prova ad andare giù, tentativo di assist centrale, capisce tutto Cocco. Può ripartire Valdagno, però preferisce fermarsi, scarica su Mattia Cocco. Ancora Cocco dentro per Davide Piroli. Marco Gonzalez qui con Barbieri. Nicolas Barbieri. Ancora Cocco, scarica oltre la metà campo, ma c'è l'errore, c'è la ripartenza. Jordi Mendez che poi scarica dietro. Era già riuscita a chiudere la retroguardia bianco-azzurra. Ancora Rick Torner, lo scarico per Barbieri. Ci prova Barbieri, pallina che è giudicata alta, era arrivata dalle parti della visiera di Sgarria. Time out intanto per noi, 14:34 alla fine di questo primo tempo. Valdagno che è avanti 1-0 grazie al gol di Davide Motaran, realizzato dopo 4 minuti e mezzo. Vediamo i risultati anche dagli altri campi della Serie A. Montebello 1, Monza 0, a Sarzana Trissino è avanti 1-0, Grosseto e Follonica sullo 0-0, Vercelli 2, Matera 1. In quel di San Drigo Bassano è avanti 2-0, questo tanto per mettere un po' di pressione proprio a Lodi. Lodi e Bassano sono infatti in seconda posizione a pari punti, ma Bassano ha una partita in meno. Ha giocato 15, 16 per il Lodi. 32 punti per entrambe. Valdagno che invece è al nono posto con 23 punti con 16 partite. Intanto rientra in campo Davide Motaran, Manu Mir, numero 88. Ancora Piroli. Prova ad andare via. C'è Greco su di lui, Motaran. Motaran vede Cocco, attenzione. C'è Torner su Cocco. Torner su Cocco, infrazione di 5 secondi, palla che sarà del Lodi. Con Jordi Mendez sul punto di battuta per Greco, ancora Barbieri. È un Lodi che fa girare molto pallina e quando può si presenta lì dalle parti di Bruno Sgarria, si è già presentato almeno un paio di volte, pericolosissimo. Davide Piroli, lo scarico per Cocco, ancora Motaran a cercare Manu Mir. Manu Mir qui la rischia un po' contro Torner. Mendez a stecca lunga,
Esatto, duello prolungato tra Piroli e Mendez. Piroli riesce a scaricare su Cocco, che conquista il centrocampo. Motaranna prova la conclusione, smurato in questa occasione, deve andare al tiro Valdagno, e qui ci stava riuscendo, riuscito nel tocco, il tocco su Grimalt. Adesso c'è pressione Lodi con 2 contro 2, vediamo un po'. Turner trova Piroli, non fa male la pallina Davide. Mendez retroporta, vediamo un po'. 28 secondi per andare alla conclusione da parte dell'Odi. Turner lo scarico, poi va basso su Barbieri. Ancora Turner prova ad accentrarsi, poi accelera, retroporta. La scarica dall'altra parte, sempre per Jordi Mendez. Ancora Barbieri che cerca il tiro, viene fischiato un fallo di squadra, viene anche richiamato Jordi Mendez, si prende un warning, un richiamo da parte di Ferrari. Quindi siamo 12-20 alla fine di questo primo tempo, Valdagno che riesce per ora a mantenere un risicatissimo vantaggio grazie alla rete messa a segno da Davide Motaranna. Ripartenza valdagnese proprio con Motaranna, accelera Davide, scambio per Cioccale che è rientrato in pista. Intanto al cancelletto abbiamo visto Tonci De Oro, vediamo un po' come sarà il cambio. Ancora Greco che riesce a trovare qualche metro, si ferma, torna sui suoi passi, scarica su Mendez che va a retroporta, attenzione, cerca l'alza e schiaccia qui Mendez, numero dello spagnolo, gli dice di no sgaria. Ancora Fabrizio Cale. Cerca di andare alla conclusione, Mendez che riparte, c'è il raddoppio su di lui, Davide Piroli che viene via, va su, attenzione Piroli, è incredibile, mamma mia che parata qui da parte di Valentin Grimalt, tentativo di pallonetto da parte di Fabrizio Cale. Risposta incredibile qui, parata incredibile di Grimalt che dice scusate io sarei anche campione del mondo, perdonate, faccio anche questi numeri. Gran parata qui, vale un gol, una roba del genere. Straordinario Valentin Grimalt in questa occasione. Tanto ancora un cambio per il Lodi. Morgan Antonioni, numero 63, ora Piroli, il tentativo, andava a cercare il palo lontano Grimalt con la mano lontana, quella della stecca, riesce a dire di no. Insomma, Motaran contro Jordi Mendez, mezzo raddoppio qui, attenzione a Greco che si libera con Morgan Antonioni che va a retroporta. Buona l'idea, adesso ci sarà un 2 contro 1, vediamo un po', e deve fermarsi il Tonci. Tentativo di Motaran stoppato da Greco. Ancora Cioccale. Va giù il Fabri, tocco di Mendez. Si gira il Tonci. Girata alla Tataranni che non gli riesce, non trova la porta, Toncito De Oro.
girata la Tatarani che invece è riuscita a Gonzales a una manciata di secondi alla fine per portare a casa il pareggio mercoledì a Trissino. Ancora l'idea qui per Mendez che riesce a girarsi, trova Brunsgaria fuori un metro, stecca bassa, bene appostato il portierone valdagnese. Ora Fabio Cazzo, Tonci De Oro, percussione. Si chiude bene la difesa Antonioni. Qui Piroli sul tentativo. Ci prova. Quinto fallo fischiato al Valdagno, ne ha già 7 Lodi. 8 e 40 da giocare qui al Palalido, Valdagno sempre avanti 1-0. Sulla formazione lombarda che occupa il secondo posto in classifica. Il fischio di Fontana sarà palla Valdagno. Rientra Toncito De Oro, Mar Gonzales, Motaran. Qua un po' quasi questa sta diventando un po' la formazione tipo della squadra di Dieghito Mir. Il Toncito che ci prova subito. Fabrizio Cale recupera pallina, c'è uno scontro alla balaustra ma senza conseguenze. Ancora Tonci De Oro. Un inedito baffone alla Paulista qui. Il baffo che conquista, vediamo un po', intanto Mendez riparte. Va giù lungo la balaustra, sotto gamba dello spagnolo, l'assist per Morgan Antonioni. Poi c'è Tornera adesso dall'altra parte, numero 99. Con i Lodi stasera in questa tenuta nero-verde. Intervengono anche gli addetti della Croce Rossa per il recupero della pallina che era finita all'esterno nonostante le reti di protezione. Danna per Torner, con Antonioni lì a cercare di trovare spazi. Barbieri, questa sembra quasi una formazione che Gigio Bresciani predispone in campo per far rifiatare i suoi. Motaran sull'errore di Torner, passaggio no look dove non c'è l'uomo dello schema. Ancora un cambio, fuori Motaran, dentro Piroli. Anche Mir fa girare un po' i suoi. Qui c'è il Fabri, vediamo un po', ci prova Cioccale. C'è Antonioni su di lui, mamma il rischio qui, mamma mia cosa... La rischia un po' qui Grimalta, gran controllo comunque di palla. La bomba di Torner. Adesso Lodi che sta premendo in questi ultimi 6 minuti e 30 del primo tempo. Pressione Lodi, Barbieri, ancora Torner. Scarica su Antonioni, buona anche la prova del numero 63 finora, buona anche il minutaggio. Morgan Antonioni, classe, un 2002. Attenzione Fabrizio, il Fabri non trova il tempo, neanche De Oro per andare al tiro. Si chiude tutto lì davanti a Grimalta, ma bisogna tirare. Interviene, grande intervento ancora qui di Grimalta in anticipo, accelera Torner per vie centrali. Pallina d'oro servita da Antonioni che non si aspettava tanta generosità da parte di Enric. Ancora Nicolas Barbieri, che qualcuno dalle parti Lodi chiama il piccinin, io non me la sento perché mi pare che abbia fatto anche un ottimo lavoro sul fisico. E più non c'ho il copyright, quindi non vorrei poi risultare antipatico. Il tentativo ancora, la risposta di Valentin Grimalt, lo dicevamo in inizio, all'inizio della partita che... Ci sarebbe stato molto da fare per entrambi, in effetti è così. Attenzione a Torner che si può liberare per il tiro. Qui speriamo abbia trovato il parastinco di Fabrizio Cale.
Ancora Ciocale che prova lì. Fasi un po' confuse adesso. Valdagno che cerca di mettere un po' di ordine con Tonci De Oro. Tonci De Oro che è in fase di regia. Palla che va lunga lì su Marc Gonzalez con Romeo Danna. Alla meglio lo spagnolo che scarica sull'argentino. Fabrizio Cale, ancora lui, palla dentro. Eric Tornera, attenzione, è già rientrato Piroli su Romeo Danna che andava via da solo. E seconda volta che Valdagno si fa trovare un po' scoperto nella fase difensiva. C'è ancora il cambio, intanto un trissinese dentro, eccolo qua, Pippo Schiavo. Barbieri centro per Danna, gira un po' a tre adesso, prima palla toccata da Schiavo, numero 7, Pippo Schiavo. La botta di Schiavo prova ad accentrarsi qui, palla che esce, vediamo un po', sarà Lodi. Time out intanto per noi. Mazza qui il ritmo, siamo già arrivati a 3.50 alla fine di questo bellissimo, direi, primo tempo. Spero che vi stiate divertendo anche da casa per coloro che ci seguono in diretta. Andiamo a vedere anche il resto dei risultati. Montebello avanti sempre 1-0 sul Monza. In quel di Sarzana, Trissino 1, Sarzana 0. A Grosseto, Grosseto avanti 1-0 sul Follonica. E questo è un po' un derby di famiglia tra Grosseto e Follonica. Mentre Vercelli 4-1 tranquilli dilagati sul Matera. Sandrigo 0, Bassano che ha raddoppiato, quindi a Sandrigo Bassano 2, Sandrigo 0. Sapete che è un HP Matera che in classifica attualmente già era a 0 punti, adesso si trova a meno 15 per una vicenda legata a delle irregolarità nei tesseramenti degli stranieri. Si sono spesi fiumi di inchiostro e polemiche su questo episodio. Noi naturalmente lo evitiamo assolutamente, torniamo direttamente in cronaca. Mendez che prova a metterla lì. Anzi, scusate, era Romeo Danna. Come faccio a confonderli, perdonate qua. Ormai le primavere cominciano a essere tante. Davide Piroli che riparte per il Valdagno per vie centrali a cercare De Oro che incrocia Gonzalez. Manu Mira adesso in possesso, numero 88. Eccolo qua, Davidone Piroli. Marc Gonzalez, lo scarico proprio su Piroli che aspetta il passaggio di ritorno. C'è il giro retroporta qui. Si prova a liberare, gli dice di no proprio Grimalt a stecca bassa e al di qua della linea blu, quindi in modo assolutamente regolare. Il tentativo ancora di Tonci De Oro, Nicolas Barbieri si può liberare per il tiro. Esce un metro, sgaria, gli dice di no. Ancora Barbieri per Torner, 2.50. Attenzione Barbieri, non trova lo specchio della porta, Nicolas può far ripartire, Piroli fa ripartire De Oro, ancora De Oro largo, la botta di De Oro tra Gambali e Visiera per Grimalt. Ancora De Oro, la cerca lì, doppio tentativo, Gonzalez si gira ma non trova lo specchio della porta, Manu Mir contro Torner, torna sui suoi passi il KTM Valdagnese, l'arancione di Martin Goffen qui. Ancora va giù De Oro, sfida 7 contro 7, Schiavo contro De Oro. Siamo anche lì come chili e centimetri tra i due. Manu Mir prova il numero e poi va giù. Non è considerato volontario l'intervento, si erano agganciati i pattini qui. Il tentativo di Pippo Schiavo, pallina che rientra in campo.
Arriva subito Greco, si ferma sulla balaustra, riceve palla appena entrato in campo. Ci sono adesso sia Schiavo che Greco dentro. Dice una considerevole componente della vallata, anche se dalla parte bassa. In campo in questo momento, time out chiesto dal Lodi. Gigio Bresciani vuol vedere come giocare questi ultimi 90 secondi. Andiamo a vedere intanto la classifica generale della A1, 46 punti, sta là in cima il Trissino con 16 partite. Lodi 32, secondo posto con 16 giocate. Ubrocker Bassano 1954, terzo posto 32 punti con 15 partite. Follonica 31 punti, 15 partite. Forte dei Marmi 31 punti come il Follonica, sempre con 15 partite. Al sesto posto l'Edil Fox e Grosseto 25 punti, 15 partite. Poi Sarzana 23 punti, Engas Vercelli 23, Vuoi Sport Hockey Valdagno 23, tre squadre con lo stesso punteggio, li separa la differenza reti. Entrambe, tutte e tre con 16 partite, Montebello decimo posto con 16 punti, Monza 12, Sandrigo 11, Correggio 7, Matera meno 15, come accennavamo prima per le note vicende. Intanto torniamo in diretta qui dal Paralido di Valdagno. Tornera in possesso palla per il Lodi. Lo scambio con Romeo Danna. Ancora Danna che può andare lì. La retroporta ancora Danna. È costretto allo scarico. Torner con Manu Mir che si immola e dice di no al tentativo di Eric dell'ex di turno. ...1:06 ancora da giocare, 1 minuto e 6 secondi. Piroli per Davide Motaran, pressione alta, adesso Lodi deve accelerare Motaran che poi va giù. Tentativo poi di ripartenza del Lodi. Lo dicevamo, e qui Ferrari fischia un rigore. Pattino in area di Manu Mir, da quello che abbiamo potuto vedere da qua. E dunque opportunità a 44:06 dalla fine di questo primo tempo per Torner, lo specialista, contro Bruno Sgaria. Tutto pronto. Vediamo un po' cosa decide Ferrari. Se magari si può partire, vediamo un po'. Il gol di Eric Torner, palo gol, dunque pareggio Lodi, 45 secondi alla fine. Eric Torner, il numero 99 su rigore. Adesso qui poi va giù, ancora fallo di squadra fischiato al Lodi. Pubblico del Palalido che rumoreggia per un intervento, c'è un richiamo verbale ed è incredibile qui. Vabbè. Il richiamo è a Gonzales e qui naturalmente animi che si scaldicchiano un attimino. 28 secondi da giocare, 1-1 tra Valdagno e Lodi.
5 falli Valdagno, 8 falli Lodi, vediamo un po' come la gestisce questi ultimi 28 secondi. Marc Gonzalez a tener pallina, lo scarico per Manu Mir, ancora Motaran, attenzione Motaran, la rischia un po' qui Motaran. Lascia un po' giocare in questo caso la coppia arbitrale, ultimi secondi, vediamo se riuscirà ad andare alla conclusione Lodi. Finisce qui il primo tempo, finisce il primo tempo. Partita sostanzialmente corretta, non bisogna che si incattivisca però, perché qui è... E adesso è Valentin Grimalta che va un po' a scaldare gli animi, non va troppo bene questa cosa. Si accende qui un po' di parapiglia all'uscita. Partita che finora è stata, ripeto, sostanzialmente corretta, poi non vorremmo che per qualche episodio... Certo è stato chiamato a lavorare parecchio Grimalta. Attenzione qui in questi casi, può giocare... Brutti scherzi, andiamo al riposo con Valdagno 1, Lodi 1, è tutto per noi dal Paralido, ci risentiamo sempre in diretta tra una decina di minuti.
Ben ricollegato in diretta con il Paralino di Valdagno per questo secondo tempo di Valdagno Lodi, 19esima giornata del massimo campionato di Serie A1 hockey pista. Risultato maturato con una rete valdagnese dopo 4 minuti il tiro di Motaran, il pareggio su rigore a 45 secondi dalla fine del primo tempo da parte di Rick Torner. Andiamo a vedere come ripartono le due formazioni. Gigio Bresciani schiera Valentin Grimalta tra i pali, Rick Torner, Romeo Danna, Alberto Greco e Jordi Mendez, la formazione che ha iniziato il primo tempo. Valdagno che risponde con Bruno Sgaria tra i pali, Davide Motaran, Fabrizio Cale, Davide Piroli e Tonci De Oro. Diamo un pozione a Torner, prova lui, mette lì il palo di Romeo Danna. Palo subito in apertura, poi buona l'idea su di Piroli per De Oro, non arriva la deviazione vincente dell'argentino. Siamo due formazioni nel primo tempo, hanno dato vita a una partita di ottimo livello, grandi scambi, molte belle parate da parte di dei due portieri, in particolare Valentin Grimalta con un intervento praticamente spalle al campo, è riuscito a tirar fuori una pallina che sembrava destinata a finire in fondo al sacco. Vediamo che intanto riparte con Piroli per De Oro, ancora Motaran che va a scambiare con Ciocale. Ciocale che prova ad accentrarsi, è stoppato il suo tiro. Riparte Jordi Mendez, ecco qua il capocannoniere del campionato italiano. E invece questo è il secondo classificato. C'è il fallo di squadra, nono fallo, attenzione. Nono fallo fischiato a Lodi da parte di Ferrari. Motaran che si accentra, o perlomeno ci prova. C'è Jordi Mendez su di lui, raddoppio. In aiuto arriva Torner che recupera palla per i neroverdi per l'occasione, perché naturalmente, come è noto, i colori dell'Amatori Lodi sono altri. Stasera sarebbe stato probabilmente in contrasto con le righe verticali del Valdagno, che sono bianche e blu. Attenzione a Torner, prova una mano, ha cercato il numero qui lo spagnolo, ha cercato di servire Danna a centro area, una mano, non va. Però Valdagno che può ripartire. Fabrizio Cale, scarico per Tonci De Oro, è impreciso l'assist per il subentrante Davide Piroli, ancora Grimalta, gambali chiusi, a dire di no, siamo già dall'altra parte, Alberto Greco lo ferma bene qui Ciocale, Piroli, De Oro prova a girarsi, doppio intervento, si aiuta col pattino il Tonci. Intanto si è accesa la luce rossa lato Lodi. Greco per Torner. Adesso squadre che hanno leggermente rallentato i ritmi forsennati lì del primo tempo. Bruno Sgaria si distende e dice di no al tentativo di Alberto Greco, che si era trovato a tu per tu. Un po' come alla la bomba qui di Torner, vediamo qua chi è al meglio. Grande idea di Ciocale per De Oro, leggermente impreciso il suo passaggio. Poi c'è Jordi Mendez che può caricare la botta, gli risponde però Valdagno e qui c'è Davide Golia. De Oro contro Mendez, ci prova Motaran a colpire di prima, palla strisciata, arriva una tentativo ancora Motaran, la botta sciabolata dritta qui di Davide Motaran. Ancora possesso palla per Valdagno con Ciocale che vede Tonci che poi prova a postarla perché Grimalta era leggermente fuori posizione. Palla che incoccia sul portierone argentino. Siamo già sulla metà campo valdagnese con Torner che scambia con Greco.
Attenzione Greco, può liberarsi per il tiro. Pallina che sibila sopra la traversa di Bruno Sgarria. Bella l'idea e anche la realizzazione qui del tiro da parte di Greco, ma non trova la gabbia Valdagnese. Ciocale dentro. C'è Selva lì, mischia furibonda, Selva di Stecche lì a dire di no alla pallina Valdagnese. Ancora Ciocale, si ferma a retroporta, un 3-60 qui, poi Romeo Danna riconquista palla e fa ripartire Torner. Torner con calma, aspetta il cambio, arriva Barbieri, tocca palla ora, Nicolas. Scambio proprio per Mendez. Jordi Mendez largo per sempre Torner, che ha un po' più di spazio adesso. Pallina lì, tentativo di assist proprio per l'altro spagnolo. Mar Gonzales se la porta a spasso 3, poi c'è l'errore di Piroli che fa ripartire Barbieri, che trova Torner. Tentativo Bruno Sgarria ancora a gestire. Qui va giù Mendez in area. Si continua a giocare Nicolas Barbieri per Romeo Danna. E Lodi che adesso ha accelerato i ritmi. Sta cercando con più insistenza la conclusione e ha velocizzato gli scambi. Valdagno che aspetta e riparte. Non gestire bene questa fase difensiva. Ci prova Barbieri. Adesso c'è Marco Gonzales proprio per Fabri Ciocale. Dall'altra parte c'è già Mendez. Però c'è, fa buona guardia qui Davide Piroli in modalità difesa. Incrocia il passo, accelera Piroli, prova ad andare in mezzo a due. Mendez e Danna lo fermano. Poi Torner fa ripartire Lodi. Fabrizio Cale adesso incrocia contro Barbieri, mette lì Mottaran, era ottima l'idea per Gonzales, ma ci mette una pezza, è il caso di dirlo in questa occasione, Valentin Grimalt che prolunga la traiettoria della palla, non fa arrivare pallina a Gonzales. Intervento con la stecca dell'estremo difensore dell'Odi. Ancora Ciocale per Tonci De Oro. Va via lì. Prova ancora Valdagno sul lato destro della porta difesa da Grimalt. Va il tiro, c'è il tocco. Barbieri e Mendez. Vediamo un po' cosa si inventa Nicolas. Buona l'idea al centro, ma... ottimo, adesso c'è quasi un 2 contro 1. Non riesce l'ultimo passaggio per Marco Gonzales. Barbieri dall'altra parte. Si può girare Mendez. Gli dice ancora di no. Gli dice ancora di no Bruno Sgarria. Qua stasera portieri sugli scudi. Dentro Mattia Cocco. Mentre mi pare lato Lodi il cambio che abbiamo visto anche nel primo tempo, Antonioni. Settimo fallo fischiato a Valdagno. Ancora dentro Morgan Antonioni, numero 63. E 66 questo invece è Jordi Mendez. Scambio proprio per Antonioni. Una finta, poi va giù, incrocia il passo a retroporta, scarica per Torner, si va a girare la pallina a Barbieri, palla che si impenna qui, riparte Gonzales per Tonci De Oro, ancora il Fabri, Mattia Cocco prova a caricare un tiro, non trova la porta, il capitano Valdagnese. Palla che resta comunque nelle stecche bianco-azzurre, c'è l'errore.
Poi il rilancio di Bronsgaria che evita anche l'infrazione di 5 secondi, controlla e lancia. Buon controllo di palla con la stecca per essere un portiere. Tanto Cioccale contro Antonioni. Gonzales resta Valdagnese il possesso. Ancora 20 secondi per andare al tiro. Mattia Cocco. C'è possibilità di ripartire sui 45 adesso per la formazione di casa. L'assist dentro, Nicolas Barbieri. Gonzales che ruba pallina, attenzione. Poi si presenta davanti a Grimalta, buona l'idea, ma qui, mamma mia, qui Mendez che la caccia addosso a Sgaria. Qui Antonioni con Mattia Cocco. Decimo fallo Lodi, quindi sarà falta di primera, punizione di prima. E se ne incarica Marc Gonzalez, qui sfida Spagna-Argentina. Marca Gonzalez che è il secondo miglior marcatore della formazione di Diego Mir. Tutto pronto, può partire Gonzalez, vediamo un po'. C'è la parata di doppia parata da parte di Valentin Grimalt, dunque Lodi. Lodi cala il jolly qui con il suo portierone argentino. E rimane sull'1-1 Fabrizio Cale che accelera. Su Antonioni che lo insegue. Poi prova la conclusione. Palla che resta nelle stecche valdagnesi con Tonci De Oro, scarica proprio ancora su Cioccale, poi riesce a recuperare all'ultimo Torner. Buona l'idea qui ma non riesce la conclusione di prima da parte di Gonzalez, si è chiuso bene lo schema. È comunque un bel Valdagno, certo che questo Lodi quando fa girare pallina velocemente è veramente qualcosa di complicato da affrontare. Nicolas Barbieri che scende giù, poi si ferma, scarica ancora per Antonioni, quindi Torner, incredibile numero di palline toccate dal numero 99 lodigiano. Con Antonioni, buona la sua prova per ora sul parquet qui del Paralido Valdagnese. Marco Gonzalez, lo speedy valdagnese per il Fabri, speriamo qualche mamma Vanessa abbia preparato un buon choripan per lui. Attenzione De Oro, Cocco prova lui, sciabolata bassa ma finisce dietro la porta, niente da fare, riparte Barbieri. Siamo già dall'altra parte con Rick Torner per il Lodi. 12:49, se ne sono già andati 13 minuti di questo primo tempo, 1-1 tra Valdagno e Lodi, ma il bonus non è stato sfruttato da parte del Valdagno, grazie alla paratona qui del Super Grimalt. Tanto c'è già Torner, poi un controllo di palla non perfetto sul rimpallo alla balaustra. Cioccale per Gonzalez, Cioccale che esce, rientra Davide Motaran che tocca palle in questo momento. Motaran miglior marcatore finora della formazione di Diego Mir. Con il Tonci che ci prova, dall'altra parte arriva Cocco.
Motaran prova ad accentrarsi, Motaran la bomba, trova il guantone di Grimalt, vibra la mano del portierone argentino, ma pallina che non passa. 11 e 39 da giocare, intanto c'è di nuovo in campo Alberto Greco, prova ad andare lungo lì, c'è l'errore sull'assist verso Jordi Mendez, ancora Turner sicuramente il più gettonato qui della formazione di Gigio Bresciani, numero di palline incredibili, autore anche del numero di palline giocate da Rick Turner, autore anche del gol che per ora decide il pareggio 1-1 tra Valdagno e Lodi. Ancora Valdagno con Capitan Cocco. A mettere ordine Cocco, Motaran. Pallina che si alza, poi rimane lì. Antonioni fa ripartire... Scusate, Mendez fa ripartire il contrario, fa ripartire Antonioni. Turner, Antonioni, Mendez... E Greco, tanto c'è De Oro per Cocco, il tentativo basso lì, era buona l'idea, pallina che è arrivata un po' per caso lì su dalle parti di Grimalta, e ritmi che si sono improvvisamente accelerati negli ultimi 10 minuti e 18 secondi che mancano alla fine di questo bel incontro tra Y Sport Hockey Valdagno e Amatori Vasca in Lodi. Capitan Cocco adesso che prova a ragionare, lo scambio con Motaran. Motaran che prova ad accentrarsi, l'errore, capisce tutto Greco, va uno contro uno. Mendez, qua! Gli risponde anche, attenzione ancora, parata, palo! Bruno Sgarria fa un numero, diciamo, alla Grimalt qui. E dice di no, sembrava anche quello lì un gol fatto. E poi sul tentativo dopo pallina che finisce sul palo, carambola dalle parti della linea blu ma non entra, tanto Antonioni che scambia con Greco, 9:20 da giocare, speriamo di arrivare in fondo qui perché coronaria è dura prova stasera, attenzione Turner, c'entra Motaran che avrà qualche bollino qui dopo sotto la doccia. Tanto Piroli ancora per Fabrizio Cale. Ciocale che va a retroporta, prova a metterla lì. Ancora Motaran che deve impegnarsi per il recupero. Lo scarico con Davide Piroli. Mattia Cocco. Che adesso cerca di trovare il bandolo della matassa qui, ma si chiude molto bene la difesa lodigiana. Romeo Danna per Turner, ancora Turner che spazza lì di primissima intenzione, c'è Greco, ancora Turner, bomba, Bruno Sgarri appostato, e qua adesso è Lodi che sta premendo e ha avuto nel giro di 5 minuti almeno 4 occasioni per andare a segno. Piroli chiama Motaran, ancora Ciocale. Meno di 8 minuti alla fine, sempre 1-1 tra Valdagno e Lodi. 7 falli Valdagno, 10 Lodi che ha già esaurito il bonus. E la parata di Grimalta sulla punizione di prima. Deve andare al tiro Valdagno, ultimi secondi. Recupera palla Antonioni. Antonioni per Cocco. Bruno Sgarria ancora lì appostato, un metro fuori, lo Spider Boy valdagnese. Qui lasciano giocare i due referee.
Ferrari e Fontana. Sapete che noi non abbiamo abitudine a vedere falli enormi in area come invece capita in qualche altra piazza, e qua non facciamo naturalmente nomi e cognomi, ma vedere i falli dalla tribuna stampa è tutt'altra cosa che essere lì in campo. Attenzione intanto a Piroli che ci prova. Piroli che ci prova e Ferrari. Intervento giudicato irregolare sull'attaccante Valdagnese in area. Quindi opportunità per la formazione di casa. Di pallina che pesa mezza tonnellata adesso e non 155 grammi. Vediamo chi si prenderà questa responsabilità. Intanto c'è il time out. Andiamo a vedere gli altri risultati dagli altri campi. Montebello 3, Monza 2, Sarzana 2, Trissino 3. Partita tiratissima qui al vecchio mercato. Grosseto che è sempre avanti 1-0 sul Follonica. Vercelli Matera 7-2. Bassano in quel di Sandrigo avanti 5-0 sulla formazione di casa. Quindi derby che è saldamente nelle mani del Bassano. Adesso vediamo un po' un altro duellone qui. Mattia Cocco, il capitano. Si assume lui la responsabilità di andare al tiro. Sei gol per lui in questa stagione, momento molto importante dell'incontro. Tutto pronto. Cocco contro Grimalt fuori. Non trova lo specchio della porta Mattia Cocco, quindi opportunità che sfuma per Valdagno. Ancora Motaran, prova ad andare lui. Cioccale, tunnel su Greco, ma pallina che poi finisce a Piroli, che non riesce a concludere in maniera efficace. Ora Cocco, scambio con Fabrizio Cale, argentino. Ora Davide Motaran, c'è Torner sulla traiettoria. Il tentativo di assist al volo su Cocco che non va. È pronto il cambio lì al cancelletto. Dentro Nicolas Barbieri intanto per il Lodi. Esce Antonioni, attenzione qui Romeo Danna, recupera una pallina che rimane tra Piroli e Motaran. Cocco, Barbieri, ancora Jordi Mendez, ancora Barbieri con Cioccale su di lui. La finta ancora Rick Turner. Motaran rientra, Cocco e rientra in panchina, rientra Marc Gonzalez e adesso ci sta provando Valdagno. Attenzione qui la bomba di Motaran, non trova lo specchio della porta. C'è Gonzalez per Motaran. Duello lì in area, mischia ancora Valdagno che recupera la sporca Barbieri. Va in mezzo a due Cioccale, poi cerca anche l'angolino buono, ci mette il casco Grimalt e gli dice di no. Buona idea dell'argentino, adesso qua schemi saltati, 4:20 da giocare, via andare. Jordi Mendez. Ancora Barbieri, c'è dentro anche Pippo Schiavo, ne ho entrato. Attenzione Mendez.
Mendez rigore. Rigore Lodi, 4-0-3 da giocare. Quindi opportunità che adesso è per i Lombardi. Dagli altri campi della Serie A è cambiato abbastanza poco, risultato da segnalare che però Follonica in quel di Grosseto adesso è avanti 2-1. E quindi la ristabilisce un po' quelli che sono gli equilibri il Follonica in quel di Grosseto. Trisciano avanti 3-2 a Sarzana, Montebello 4-2 sul Monza. Lo specialista, eccolo qua, Jordi Mendez. Finora 50%, 2 su 4 per lui in questa stagione, vediamo un po', contro Bruno Sgaria. Mendez gol, secoli, il gol di Mendez quando serve, il numero 66 trova l'occasione buona. La mette lì bassa, mezza altezza a sinistra di Sgaria. E dunque 4-0-1 da giocare, Lodi 2, Valdagno 1. E pallina nuovamente in gioco, Mottaran per Piroli. Pallina dentro, non trova la deviazione qui. Greco perde palla, Tonci De Oro. Piroli, poi il problema di girarsi, scarica ancora per Toncito. Gonzales prova a girare pallina lui, l'accompagnata non trova la porta. Pensi a giù Greco, sembra subito un colpo. Un po' di confusione adesso in pista, rientra Pippo Schiavo, esce per opportuni controlli e verifiche Albertone Greco. ...3:15 alla fine, Lodi 2, Valdagno 1. Dunque situazione ribaltata. Adesso si è persa la pallina? Non ci credo. Dov'è? È Grimalta che l'ha ritrovata a Valentina. Qui Siparietto. Anche per allentare un po' la tensione. Vediamo se è tutto pronto per ripartire, Valdagno che adesso può tranquillamente buttarsi all'arrembaggio. Perché da 1-5-1 non cambia molto, Tonci De Oro che ci prova, vediamo un po', una partita che comunque ha riservato numeri ed emozioni nelle migliori tradizioni hockeyistiche.
direi una partita ad altri tempi, su un'altra giocata a ritmi veramente molto alti da parte di entrambe le formazioni. Davide Piroli prova ad andare lui, c'è Greco, Greco che lo caccia qui, vediamo un po'. C'è Bresciani che si sbraccia a tutto campo, qui il Gigio un po' più tranquillo, Diego con fianco a lui Fabrizio Cale, Motaran, il cambio con Piroli che riceve palla adesso, scusate, con Ciocale, il Fabri ne è entrato, ancora Ciocale, il tentativo di De Oro, era buono lo schema. Ci mette una pezza Grimalt, ancora lui, poi Mendez che terrà naturalmente pallina, sta giocando adesso con il cronometro, il Lodi, mancano meno di due minuti alla fine, 1.50 da giocare, ancora Torner, cerca la conclusione. L'assist di Sgaria per Gonzales, Motaran, ancora Motaran, Tonci De Oro, si gira De Oro, prova ad andare, va giù De Oro, non c'è fallo, si riparte con Torner, Mendez, lo scarico su Greco, adesso c'è naturalmente possesso Lodi, era buona l'intenzione ma non trova... non trova il supporto, azione Barbieri, potrà andare uno contro uno, la botta di Barbieri che si è trovato lì da solo e la mette Nicolas, la mette Nicolas, si mette anche il sigillo su questa partita. 58 secondi ancora da giocare, e dunque Nicolas Barbieri, per usare allora il termine lodigiano, il piccinin, la caccia lui, vedendo che adesso ci riprova con Motaran, il tentativo ancora Grimalt a dire di no, ultimo possesso per la formazione di casa che ha tenuto la partita fino a lui, poi già c'è Torner uno contro uno, ancora dice di no Bruno Sgaria, dice di no Sgaria, ma il cronometro scorre e quando sei in svantaggio scorre velocissimo. Tonci De Oro, ultimi secondi. Ci ha provato Valdagno, ma la porta a casa il Lodi. La porta a casa Lodi, 3-1. Gran partita della formazione di casa, ma la spuntano i Lombardi grazie a due rigori. Questo magari va anche sottolineato. Due rigori realizzati mentre il Valdagno non è riuscito ad andare a segno in due occasioni, nella punizione di prima dei 10 secondi e nel rigore concesso poi sbagliato da Mattia Cocco. Finisce qua, ribadiamo il risultato, tutto il Palalido in piedi ad applaudire, quindi gran partita questa sera qui sul parquet di casa. Lodi batte Valdagno 3-1, è tutto per noi, buonanotte con le riprese di Roberto Bauce, la regia di Marco Zen, l'aiuto di Luca Urbani, buonanotte da Domenico Tomba, alla prossima in diretta dal Palalido di Valdagno.